Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come la pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore lui, lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto e mi aiuto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli. Gli dia gloria a tutta la discendenza di Giacobbe. Lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore. A gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Passione
di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: quanto volete darmi perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: dove vuoi che prepariamo per te perché tu possa mangiare la Pasqua? Ed egli rispose: andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: sono forse io, Signore? Ed egli rispose: colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, disse: Rabbì, sono forse io? Gli rispose: tu l'hai detto. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non verrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai. Gli disse Gesù: in verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Pietro gli rispose: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E, presi con sé Pietro e i due figli Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora?
Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò la seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà. Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: Dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che vi tradisce è vicino. Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: Quello che bacerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse: Salve, Rabbi! E lo baciò. E Gesù gli disse: Amico, per questo sei qui. Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione tutti i 12 legioni di angeli? Ma allora, come si compierebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla: Come se fosse un ladro, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel Tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andato a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: Costui ha dichiarato: posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: Non rispondi nulla. Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: Ti scongiuro, per il Dio vivente, di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio. Tu l'hai detto. Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: Ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia. Che ve ne pare? E quelli gli risposero: È reo di morte.
Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiarono dicendo: fai il profeta per noi, Cristo. Chi è che ti ha colpito? Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli negò davanti a tutti dicendo: non capisco che cosa dici. Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: costui era con Gesù, il Nazareno. Ma egli negò di nuovo giurando: non conosco quell'uomo. Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: è vero, anche tu sei uno di loro. Infatti, il tuo accento ti tradisce. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù, che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato, perché ho tradito sangue innocente. Ma quelli gli dissero: a noi che importa? Pensaci tu. Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue. Tenuto consiglio, comprarono con essi il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia. E presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò, dicendo: sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: tu lo dici. E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli chiese: non senti quante testimonianze portano contro di te? Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata Pilato chiese: chi volete che io rimetta in libertà per voi? Barabba o Gesù, chiamato Cristo? Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi? Quelli gli risposero: Barabba. Chiese loro Pilato: ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo? Tutti risposero: sia crocifisso. Ed egli disse: ma che male ha fatto? E se allora gridavano più forte: sia crocifisso.
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Allora rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiatosi davanti a lui, lo deriva: salve, re dei giudei! Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa il luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fine. Egli lo assaggiò, ma non ne volle più. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandogli a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: costui è Gesù, il re dei Giudei. Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: tu, che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, e scendi dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele. Scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio. Lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Anche i ladroni, crocifissi con lui, lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3, Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, leva sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri dopo la risurrezione,
entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era il figlio di Dio. Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete. Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Abbiamo vissuto tutta la settimana, cominciando da questa domenica del Padre, fino alla vigilia della Pasqua. Abbiamo terminato con Gesù che è collocato nella tomba. È tutta la settimana che noi abbiamo contemplato in questa parola che abbiamo ascoltato. I momenti più importanti sono stati due. Il primo è l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. È la prima volta che Gesù si presenta come il Messia, il Signore, l'unto del Signore, che deve venire per liberare il suo popolo. Ricordiamoci che la gente di Gerusalemme stava ormai festeggiando la Pasqua, tanta gente era a Gerusalemme per questa grande solennità, e in quella solennità Gesù entra per celebrare la nuova Pasqua. Quello che è importante e che è particolarmente significativo nella Pasqua di quest'anno è che, pur non avendo noi le palme in mano per festeggiare il Signore, dobbiamo pensare che il nostro presentarci a Lui, il nostro accoglierlo come nostro Signore, come nostro Messia, come nostro Liberatore, può avvenire non stendendo davanti a Lui le rami di palma ai nostri mantelli, ma stendendo noi stessi, così come dice Sant'Andrea di Creta, vescovo, in un brano che leggiamo nell'ufficio delle letture di oggi. E dice: corriamo anche noi insieme a colui che si affretta verso la passione e imitiamo coloro che gli andarono incontro.
non però per stendere davanti a lui lungo il suo cammino rami d'olivo o di palme, tappeti o altre cose del genere, ma come per stendere in lunga prostrazione e in profonda adorazione dinanzi ai suoi piedi le nostre persone. A questo proposito vorrei ricordare a tutti che se in questa settimana non c'è come al solito la possibilità di avvicinarci al sacramento della confessione, tuttavia possiamo proprio vivere interiormente, personalmente, questo atteggiamento di umiltà davanti al Signore, riconoscere i nostri peccati, sia quelli leggeri sia quelli più gravi, e chiedere al Signore perdono con tutto il cuore, con il proposito di confessarci appena possibile. Questo atto di richiesta di perdono ottiene il perdono e noi possiamo sentire di poter vivere la Pasqua con il nostro animo liberato. Il secondo momento di questa liturgia della parola che abbiamo vissuto è la lettura della Passione secondo il Vangelo di Matteo. È un racconto che ci ha fatto percorrere tutte le tre giornate, dal giovedì al venerdì pomeriggio, quando Gesù è stato messo nel sepolcro, e quindi ci ha fatto già anticipare tutto quello che sarà la nostra contemplazione durante i giorni di giovedì, di venerdì e di sabato. Pensiamo una cosa, abbiamo detto che Gesù entra come liberatore a Gerusalemme. Dopo pochi giorni, dopo che è stato osannato nel giorno dell'ingresso a Gerusalemme, dopo pochi giorni la stessa folla griderà crocifiggilo. Gesù entra in tutte le contraddizioni, in tutti i problemi, in tutti i peccati, in tutte le sofferenze, in tutte le morti, entra dentro fino in fondo. Come il popolo di Israele è in uscita dall'Egitto, ha dovuto attraversare le acque che si erano separate per arrivare alla terra promessa, così Gesù ha dovuto attraversare le acque tremende della morte e attraverso quel passaggio far passare anche noi, e noi l'abbiamo fatto nel battesimo, per poter entrare nella terra promessa che è la sua vita, che è la vita con lui che possiamo cominciare fin d'ora e che si manifesterà pienamente soltanto dopo che avremo passato quell'ora della nostra morte. In questo tempo di grande tribolazione per l'Italia e per tutto il mondo, facciamo entrare ancora di più Gesù nella nostra vita. Anche per noi è un calvario quello che stiamo vivendo, ma pensiamo a coloro che lo vivono in maniera più forte, più dolorosa, sia gli ammalati che le loro famiglie, i defunti e le loro famiglie. Abbiamo in mente però una cosa, che su quel calvario Gesù c'è prima di noi e che Gesù da quel calvario passa per arrivare alla vita. La nostra fede non deve essere debole. In questo tempo difficile è messa alla prova e deve diventare più matura per affrontare proprio questo punto decisivo, che in Gesù non c'è niente che va per tutto, ma tutto attraverso di lui, nel passaggio dalla morte alla vita, trova la sua salvezza. Ci auguriamo di poter vivere questa settimana nel modo migliore, più profondo, anche se volete possiamo essere favoriti da questo nostro stare in casa per trovare qualche momento per fermarci e riflettere su queste cose.